Prego. Bella ragazzi, ciao a tutti. Siamo qui nella casa di Every Eye a Los Angeles per il coverage delle 3 2014. 14 l'anno. E questo video non c'entra un cazzo con le 3 2014. Niente proprio. In particolare adesso ci siamo svegliati da qualche ora dopo un bel aperitivo a base di guacamole. Rapido, a base di guacamole. Facciamo l'hamburger. L'hamburger. Alessandro, nel frattempo io giustamente butta la siamo in America, vado a buttare la spazzatura. Allora, ma torniamo a noi. Dunque, in realtà facciamo hamburger e hot dog. Vi faccio vedere il pezzo forte, che è questo. Sono alti tipo 2,5 cm. Le metteremo in un pane, non quello classico dell'hamburger con il sesamo. Ho deciso, siamo andati dal Trader Joe dove ci sono delle cose un po' più organiche, un po' più fighe, insomma da fighe, da neo-hipster Los Angelini, e ho preso questi panini un po' più europei. Sull'hamburger mettiamo anche ovviamente le salse, un po' di pomodorini, li ho presi quelli un po' colorati così perché anche l'occhio vuole la sua parte, ovviamente un po' di cipolla e l'avocado. L'avocado che voi vedete qui adesso è nero, non lasciatevi ingannare dagli avocati che si trovano da noi, verdi, perché fanno un po' cagare. L'hot dog facciamo con la salsicciona di pollo spicy, ricetta Thailand Korean Barbecue Recipe, recipe si dice. Ci mettiamo un po' di peperoni dentro, sopra un po' di bacon, guardate là come vendono il bacon gli americani, un po' di bacon sminuzzato. E direi che poi chiudiamo tutto con abbondante cheddar, questo formaggio un po' arancione che vedete qua. Per gradire la frutta, due manghi, vi insegno anche come tagliarli perché così insomma... io quando cucino ho la faccia turpe, eh? Vediamo la faccia turpe. La faccia turpe è tipo questa. Questa, se guardate MasterChef, è la prima cosa che vi insegna. Con questi viene benissimo anche, se avete delle mozzarelline, di quelle piccoline, viene molto bene una sorta di finger food. Prendete un bicchierino trasparente, ci mettete le mozzarelline con dentro un filo d'olio, una spolveratina di origano e poi sopra tagliate a metà questi pomodorini, quelli più scuri, quelli gialli e quelli rossi, così gli date un po' di varietà cromatica. E presentate in una piccola forchetta. Fate una gran figura. Belli proprio, guarda, guardala. Che filetti, questi 90% mag, 10% grasso. Cominciamo ad aprire i panini per gli hot dog. Hot dog, burger. Voilà. L'avocado, vediamo se è buono. Come si fa a capire se è buono? Che polpa verde. Come si fa? Allora, quelli che vi vendono in Italia solitamente sono durissimi. In realtà la polpa deve, i primi strati della polpa devono cedere alla pressione. Ecco, e poi la buccia deve togliersi, diciamo, senza fatica. Aspetta. Ora lo si taglia a metà. E si toglie il nocciolo. Voilà. E voilà, se qui ci aggiungete un po' di cipolla tagliata sottile e dei pomodorini tagliati fini ma fatti sgocciolare, magari asciugati su un panno di carta assorbente, un pizzico di pepe, un pizzico di sale, e questo è un buonissimo guacamole che potete mangiare anche con le tortiglie oppure accompagnare, non lo so, come aperitivo per una cena messicana. Poi cheddar. Buono. Lo si gratta un po' a scaglie grosse. Tra l'altro ricordiamo che il cheddar ormai si trova abbastanza anche in Italia. Posso garantire che l'Iper ce l'ha. Sì, non è un gran formaggio da mangiare da no, solo. No, è una merda. Però
per siccome i fonde molto bene per i panini. Dunque, adesso facciamo saltare un po' cipolle e peperoni che poi metteremo all'interno degli hot dog. Li facciamo saltare un po' in padella. La tentiamo, non garantisco. E quando è quando avete saltato un pochetto, aggiungete acqua che avete magari già fatto bollire, così non interrompe la cottura. Aggiungete l'acqua, mettete sale, se volete dare un tono di sapore un po' più intenso, qualsiasi spezia vogliate, ci sta molto bene la curcuma, e lasciate ritirare, così il peperone, che solitamente deve cuocere un po', si ammorbidisce, la cipolla anche, ma non viene pesante perché non abbiamo messo olio. Bacon. Adesso facciamo questa cosa malata per cui le verdure sono molto salutiste e io appunto ci verso questo unto del bacon, così gli diamo un po' più di sapore e le facciamo diventare malate, malatissime. Pezzette piccanti di pollo. Eccoci, ci siamo. Momento storico. L'hamburger sulla piastra. Eccola, senti. Girate, ma giusto 2 minuti. Perché se la carne è buona, è tenera, il sapore si deve sentire. E ora assembliamo. Voilà. Aggiungiamo delle verdurine. Le foglie di spinaci che ci stanno bene, se avete della valeriana, anche l'insalata iceberg, i nostri pomodorini. E ora è arrivato il momento. Ta-da! Il panino. La nostra cipolletta, che possiamo anche sfaldare, eccola, così. Il guacamole lo spalmiamo invece sulla parte superiore del panino. Ketchup. Cheddar abbondante. Bene, e gli facciamo fare un giro di microonde giusto per sciogliere il cheddar. 20 secondi. Ora assembliamo il hot dog. In basso ci mettiamo le nostre verdurine. Sulle verdure ci va direttamente la salsiccia, ketchup, un filino di maionese e, tocco di classe, il bacon che adesso distribuiamo, abbiamo spezzettato e distribuiamo sopra. Si mangia! Chef Tony, puppaci la fava! Gli diamo un morso in diretta? Diamogli un morso, diamo un morso in diretta, sì, vediamo se ce la fai. Se ce la si fa, esatto, perché non è mica così facile, eh? Dai, 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 ce la dobbiamo fare. Madonna. Questo è una roba mondiale. Sì, ragazzi, una bomba nucleare. Bene, ciao a tutti, buon appetito se mangiate, fatemi sapere se riuscite a fare la ricetta e che cosa ne pensate. Ciao ragazzi, buon appetito. E ora ragazzi, sgobbare. Francesco, sei una merda. Sei una merda. La regola che in cucina non fai piatti è da rivedere. La regola del cazzo. Cioè, messo dai, dai, forza, zitti e lavare. Zitti e lavare. Dai, per dai. Tagliare un avocado hai sporcato 4 piatti. Col cazzo, le bucce da una parte, il coltello dall'altra. No. E come l'avocado ancora, il limone. Era buono. Cazzo, sì, era buono. E allora lava, dai, lava, lava. Fare delle gerarchie, eh.